abbiamo lasciato i nostri caldi e accoglienti letti. Molto caldi e molto accoglienti. Per venire al Cartoonix, che bello! Yeah! Mio e Jolly? Giada pure. Ne abbiamo preso 76 treni. In ritardo. Tutti in ritardo. Tutti in ritardo. Sì. Dovevamo essere là da mezz'ora. Io avevo il turno, tra l'altro. Anch'io avevo il turno mezz'ora fa. Ups! Insomma, grazie a tutti quelli che ci stanno venendo a trovare mentre noi siamo in treno. Allora, sai quando stai giocando a Tekken? Sì, che li premi tutti a caso. Speravo si muovessero. Ma io so. Anch'io speravo si muovessero. Una di quelle persone che fa le cose a caso. A Tekken, te, vince sempre. No, quindi mi odiano tutti. Riepilogo, siamo al Cartoonix. Primo giorno di Cartoonix. Yeah. Parliamo delle cose che non ho capito cosa sono. Ciao! Hai preso la parte più buona di Cartoonix. Ciao! E niente, cazzeggiavamo nella pausa pranzo, adesso stiamo tornando in stand. Ciao! Ciao! Stiamo andando a importunare Miu che sta facendo disegni per i popoli. Adesso andiamo a importunare Masaya. Com'è professionale lei? Si avvicina lenta. Sì, a Manfont. Comprate le cose Manfont. Mi migliori poi con Photoshop. Con Photoshop, tipo una giusta di capelli. Ok, biondi. Effetti tipo luce. Un torno. Guardo. Vabbè, stiamo chiudendo il primo giorno di fiera e sta andando bene, domani sarà una bolgia sicuramente perché è sabato, quindi le persone urlano poca e stasera stranissimo, non ci andiamo mai. Allora, siamo al Giappo e guardate quanto sono carini intanto questi piattini che sono adorabili. In realtà sono dei reggiseni tascabili. Sono dei che? Dei reggiseni tascabili. Puoi vedere quelli, c'è il mondo. Ah sì, questi ci sono piaciuti un casino subito perché c'è tipo tutto, c'è il salmone, il granchio, l'avocado, sono fritti. C'è il frigo. Bellissimo, bellissimo. Cioè, c'hanno... Sì, capito, gli avanzi. Ce l'hanno piccati tutti lì dentro, sì. Bam, buono. Ciao cari, mi si sta facendo il trucco, non si vede forse, però sì, quindi niente. E ho in bocca questa caramella Golia Active Plus, quella bruttissima balsamica che mi sta già facendo schifissima, però io sono deficiente e quando non sarà l'offerta le ho detto di sì lo stesso. L'artefice del veleno. Ciao, sul mal di gola e inizia il secondo giorno. Di mal di gola? Di mal di gola. Sì, secondo giorno, qui dentro c'è una super sorpresona per la Chiara. Speriamo. E Francesco. E per il bimbo. E per il bimbo. E speriamo vada tutto bene, non ci sgamino, non arrivino prima di noi. Vedrete voi tutto. A dopo. Secondo giorno di Cartoonix e la nostra miss di oggi è composta da gonne. Però in realtà la mia non si vede. C'è qualcuno qui che si è fregato una cartolina che dovrebbe essere per i preordini del volume. Tu l'hai preordinato? Io ce l'ho gratis perché sono raccomandata. Perché è raccomandata, capito? Speriamo vada bene la sorpresona per la Chiara. Come abbiamo preparato, le abbiamo chiesto che punto siete. Stiamo arrivando, cosa? No, 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 come state arrivando? Piano, che piove oggi, andate piano, con calma. No, non vi scapicollate. Vuoi vedere quella roba? È quella roba? Tipo questa azzurra? Il campo rom. Il campo rom. La sorpresa per la Chiara. Ah, abbiamo preparato praticamente... Cos'è? Cosa c'è sotto la torta di pannolini? Lì? Dei lingotti d'oro. Dei lingotti? I lingotti d'oro datemeli a me, scusa, non ho capito. Nel frattempo noi vogliamo farvi vedere il nostro stand, almeno quello di Manga Senpai. Perché? Perché c'è una cosa figa, betta, illustraci. Volete farvi le canne? Le canne, come le canne? Una scappatina. Poi mio, quando ci stiamo un po' annoiando. Andiamo a zoomare così tanto. Tan tan ta ta, il corridoio porno lusso, yeah! Qui si fanno le cose zozze, le canne e tutto ciò che vi può interessare. In realtà è solo il magazzino delle copie e dei giubbotti. Beh, però che figata!
Cioè, io quando l'ho visto mi sono pisciata addosso dalla felicità. L'ho fatto vedere tipo a tutti, venite a vedere il magazzino. Allora, sono arrivati la Chiara e Francesco. Ci sono. Devo fare un video. Devo fare finta di niente, quindi squadrerò il nulla adesso. Itanga! Auguri! Siete anche in posizione. Salve! Comunicate al padre! Guarda che spettacolo! Questo è per te! Come per te? È per Fra, quello. È per Fra, certo. Però molto in fretta. Dai, che sono di guardia. Sembrerà che non è un po' diverso. Ma no, queste ci fanno fatto grande, però. Guarda. Per lo svezzamento. No, per lo svezzamento. Guarda che quella sono una fermata. Ma questa, allora, calcola che questa Giulia se la voleva inguattare bellamente, proprio. Ha rotto il cazzo con ste giraffe per 3 mesi, fucking mesi. Ci sono giraffe ovunque, quindi fatevele andare bene, se no se le prega Giulia. Con le giraffe, certo. Le giraffe, con le giraffe. La palestrina. Fai vedere il bigliettino. Grazie a tutti, ragazzi. Siamo molto orgogliosi di quel bigliettino. Prego. Ti avete preso di sorpresa. Anche qui la cifra. Cioè, dobbiamo scappare. Ragazzi, io direi che abbiamo finito. Torniamo a lavorare perché qua c'è una coda che ci sta aspettando. C'era troppa gente! E che lei indossa i guanti sempre! E quindi niente, abbiamo finito adesso la pausa pranzo. Stiamo tornando. Guardate la gente di oggi. Sì, oggi c'è un casino di gente, veramente. Siamo contentissime. E niente, adesso stiamo andando a bere. Come al solito, perché siamo alcolizzate. E no, vabbè, scherzi a parte, andiamo a bere un goccino di birra. Perché non ce l'avete portato stavolta? Non ci avete portato la birra, cioè siamo veramente molto molto deluse. Grazie, Fendo. Siamo molto in confidenza. Che cos'è, alcolico? È alcolico. Che tristezza. Quando a Luca l'ho riportata a lavorare era completamente storta. Cosa? A Luca non li ho. Da quante spizze hai bevuto? Un quarto d'ora con me. Madonna, che bella Luca, l'anno scorso ormai. Eh sì, 6 anni fa. Il segreto che non puoi mai rivelare. Mi piace leccare sassi a mezzanotte. È abbastanza ghiacciante in effetti. Porta soddisfazione e un sacco di allucinazioni. Soprattutto se sono i sassi. Li voglio anch'io sti sassi, dove li vendono? Segreto professionale. Questa fiera ha avuto la brillante idea di spararci dei paletti in faccia tutto il tempo, tutto il giorno. Siamo abbronzate. Quindi ci siamo abbronzate e stiamo schiettando di caldo. Molto bene. Ciao, ragazzi. Ciao. Dicevo, la fiera è andata molto bene oggi, c'era un sacco di gente, ieri non c'era moltissima gente, cioè è andata molto meglio oggi, anche ieri era carina, però oggi bella. Tu stai lì ferma, sei una presenza inquietante. Stasera non penso faremo qualcosa. Niente sushi, c'era l'idea di mangiare sushi anche stasera in realtà. No, basta, cioè io da ieri l'avrei mangiato. Fra!
la coppietta che scoppietta. Non so se vi sto inquadrando. Sì, ci inquadri, tutti e tre. Tutti e tre. Noi siamo tutte quante al ristorante. Ah, ecco, è arrivato adesso. È un po' che sta aspettando, in realtà noi siamo tutti di mangiare. Abbiamo praticamente quasi finito tutti di mangiare. Erano tagliolini con i fiori di zucca che abbiamo preso tutti per noi. Erano tagliolini con i fiori di zucca, ma in realtà i fiori di zucca sono diventate zucchine, quindi Quindi assolutamente non 10. No, non c'è più. Qui a guardare il pelo nell'uovo, dai, che capello. Tagliolini all'uovo. Giada? Ecco. No. Si sbrighi signorina, dobbiamo andare a mangiare, si dia una mossa. Noi siccome siamo delle persone povere e tristi abbiamo fatto il giochino di Super Mario, non so se si vede, questo è il nostro fantastico Mario. E poi com'è? E come faccio a diventare grande? Vabbè, sono grande, fate finta che sono grande. E poi tipo... Sono morta sulla pianta carnivora. Game over. Quanto siamo stupide, vabbè, questi sono i momenti di delirio e follia. In realtà lo stand è tipo pieno, però io e Sabrina non avevamo un cazzo da fare adesso. E quindi... Cosa inquietante che sei. Metta, raccontaci questa esperienza. La torta. Hola. Noi non la stiamo assolutamente mangiando con le mani. No, neanche un po'. Il nostro voto è 10. Fai come le giraffe, così. Io ho fatto questa tecnica, per un po' ha funzionato, dopo no, come si può intuire. Non siamo riusciti a riprendere Rossella che mangiava la torta, ma vi assicuro che era veramente un bel vedere, era tipo... E quindi, esatto, era prendita una piccola. Metto il fotogramma della foto per un secondo, esatto, non lo posso vedere. Tipo i frame porno Hai mangiato di nuovo la torta? Non ancora. Di nuovo ho detto. Ah, di nuovo, già. No. Di nuovo. Vabbè, ma ce n'è un'altra da aprire. Sì. Cioè, che la facciamo andare a mare? Adesso mi è venuta Ci come... insulta da dietro le quinte. Che cosa state facendo? Che sono gelosa, torna concorrente. Non è da fare i maiali, ma la torta. Me la faccia. Dai. Ultime ore dell'ultimo giorno di Cartoon Mix. Siamo esauste e stupide, molto stupide. Kizzone, saluta. E ha fatto Immortal Soul novità? Ya, yeah, compratelo. Siamo in pace. È il più bello del mondo. No. Faremo un sondaggio. Che vincerà Betta, visto che siete nella sua pagina. Siamo in casa. No. Tra le pagine. 50 su. Dal mio fan club che mi ha votato perché non sono raccomandata. Grazie. Da parte di entrambe, credo. Sappiate che io posso vedere chi ha votato la Sergi. Quindi tutti quelli. No, tutti quelli che hanno votato lei verranno bloccati. No, sto scherzando, però. Tanto amore. Scusate per la luce. Ah no, non era adesso. Ho sbagliato. C'è che il video musicale. La tua mano si deve vedere. Si deve capire. Ah sì, la foto di poco. Esatto. Vai, vai, vai! Sono gli ultimi momenti di fiera, la fiera è praticamente terminata, ormai la gente sta defluendo. Noi vi volevamo comunicare una cosa importantissima, ovvero che i volumi 5 di Ale Cucca e 6 di Butterfly Effect usciranno quando la signora finisce di rompere il cazzo col carrello, usciranno a Romix di aprile, quindi veniteci a trovare, mi raccomando, siate tutti presenti, saremo tutti i giorni lì con i nostri stand, Manda Senpai e Casa Opaque come al solito, quindi vi aspettiamo, ci saranno anche poster, gadget, spillette, chi più ne ha più ne metta, quindi vi diamo un bacione grandissimo e facciamo il nostro magico saluto. Ciao Dalle Wink! Ciao Dalle Wink!